agosto, oggi entriamo ufficialmente nel loft che ci accoglie così dopo un mese dal trasloco, dove praticamente abbiamo portato tutto dentro, abbiamo chiuso e abbiamo detto: ok, ciao, non andiamo in vacanza, ci siamo fra un mese. E Luna, amore mio, benvenuta nella tua nuova casa. Meu. Uè, di qua. Ci sei? Ci sei? Aspetta. È un caos, amore. Peggio, peggio di sempre, peggio che mai. Ci siamo, amore. Guarda, puoi fare le scale, puoi andare ovunque, puoi andare su, puoi girare tutto. Le nostre piante, non troppo male, secchissime. Guarda, guardate lei com'è, si è rinsecchita. Adesso le nutriamo, le diamo un po' di acqua e vediamo. Però, soprattutto lei me l'aspettavo molto molto peggio e invece sono sopravvissute. Adesso è solo questione di rimpicorirle un pochino. Come funziona? Essenzialmente noi da oggi viviamo qua in questo bordello e piano piano l'arrediamo. Il letto arriva domani, quindi soltanto questa sera ci sarà un po' un momento di disagio. Abbiamo preso anche un frigo che sarà un frigo temporaneo in attesa poi di quello ufficiale di tutta la cucina. E per quanto riguarda appunto la cucina, ci arrangeremo con quello che abbiamo di mini elettrodomestici. Molto probabilmente tra oggi e domani andiamo a prendere una piastra all'IKEA e dalla Toscana ci siamo portati un forno a microonde che è un po' rotto, però un pochino dovrebbe anche funzionare. E sarà un mese e mezzo più o meno, così 2 mesi, un po' precari, però alla fine le cose davvero essenziali sono il letto, il frigo e qualcosa per scaldare essenzialmente. I bagni funzionano, quindi non c'è bisogno di molto altro, se non dei mobili per non vivere costantemente nel caos, ma me la devo mettere via per un mese e mezzo, due, sarà così. E io vi voglio portare in tutto questo, quindi weekly vlog sia, vediamo come riusciamo a trasformare un pochino questi ambienti e renderli vivibili, umani. Per ora è un po' bigia, è un po' un caos. E vi faccio vedere il piano di sopra che è peggio, che comunque ora dobbiamo, domani mattina dobbiamo sistemare perché ci arriva appunto il letto. Ecco. Raga, a volte mi chiedo, ma le cose semplici, le cose facili, noi, perché no? Signore e signori, ci siamo. Primo scontro ravvicinato fra Luna e un suo simile. Ton 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 ton. Dai, chiedigli come si chiama. Mamma mia, guarda, Dinger. Attenzione, i due si studiano. Molto commovente questa scena, molto. Ragazzi, Buongiorno, le prossime settimane, e si spera solo le prossime settimane e non i prossimi mesi, saranno una comica continua. Faccio vedere il nostro piano cucina. una cucina. Scatolone roncato, però bello e robusto. Balala. Ma proprio perché hai preso Perché a quattro? questa formina? Vabbè. Sì. Quindi, questo è il nostro unico fornello. Io vi chiedo scusa per questa pronuncia, ma ho un'afta che mi impedisce praticamente di muovere la lingua. Allora, sopravvivere. Assolutamente, assolutamente. Domani arriva il frigo. Per ora il nostro frigo è questo. Questo è il nostro frigo. La Silvia mi fa: metti la roba da frigo in frigo. Vabbè, ci sono le Ma in che carichette. senso? Ma c'è due carichette, saranno già scaricate da non so quanto. Ok, Di qualcosa sopravviveremo. ok. Ok. Intanto abbiamo trovato un po' tutto, le posate,
Taglieri. Dai, ce la stiamo giocando bene, secondo me. Le fette sono troppo grandi, non si può fare! Non si può fare quello che fai! Non si può. Allora, quello che mi sono inventata per questa notte senza letto è utilizzare l'air truck. Questo è un materassino da ginnastica artistica di lungo 3 metri e alto 8, forse anche più alto del nostro vecchio materasso. Quindi secondo me non ci andrà malissimo. Io odio il nostro vecchio materasso, e infatti è vecchio. E nulla, quindi ora apparecchierei questo e che la notte ci porti fortuna. Devo andare un po' a togliere un po' di roba lì perché questa parte è troppo luminosa e io senza il buio non dormo. Quindi stanotte non dormirò già per il materasso. La nostra prima cena qui. Ettore, c'è tutto, c'è tutto. Perfetto, pizza, tavolo sedie Check. top. Meglio dire sì. Organizzati così e The Umbrella Academy su Netflix. Che stagione È sempre la prima, episodio 9. Ci hanno fermati 2 mesi fa. La serata perfetta, ragazzi. I tuoi fratelli hanno mangiato l'avena e hanno. La mia colazione me la devo foraggiare tra i sacchi della dispensa e il nostro bellissimo frigo, in quel che ne rimane qua dentro. Questo sì. Trovato le tazze, ho trovato un cucchiaio a posto. Life is good. Life is good. Ore 8 abbiamo l'amante di Luna appostato davanti alla porta. È qui da 2 ore che guarda Luna e lei laggiù che lo guarda un po' scioccata. Niente. Ma soprattutto è appena, hanno suonato, arrivato il frigo! Non si può usare per 8 ore, ma va bene. Vai, c'è l'uomo. E voilà, l'arte dell'arrangiarsi. Ho trovato questo tavolo su in mansarda. L'abbiamo portato giù e adesso ci fa da piano, cucina, preparazione. È arrivato il frigo. Cioè, raga, ma di cosa stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? Manca solo il lavello, perché il lavello usiamo quello del bagno, però devo dire super super fiera. Abbiamo fatto piazza pulita, raccolto un po' nell'angolino, eccetera, perché è arrivato il letto. Adesso Jimmy è andato a prenderlo, ma ragazzi, cioè, io impazzisco. Questo è esattamente lo stile di casa che io ho sempre sempre sognato. Non sono pronta. Oggi è una giornata emozionante, non sono assolutamente pronta. Forse sì. Ah, adesso arrivo a letto e vedrete, è perfetto. Letto arrivato, già portarlo su è stato un'impresa, ma adesso siamo pronti a montarlo.
Abbiamo spacchettato tutto e diciamo che è praticamente soltanto da assemblare, ma è già praticamente premontato. Testiera, contenitore, base, materasso. Ci siamo, sta prendendo forma. Pausa pranzo, delivery, perché il frigo ancora non si può toccare, quindi poke bowl. Un toro, profondamente. Yes. Oh, yes. E il letto contenitore è montato. Adesso stringiamo le viti, ma guardate che bello, sono 30 centimetri di spazio sotto per metterci di tutto. Di tutto! E sta su da solo, ovviamente. Ora stringiamo le viti e passiamo all'apertura del materasso. Oh, via, prontissimi! È arrivato il momento. Vado il bel solito Arrivato il vuoto. materasso. Aprilo, aprilo. Non bucarlo, eh. Madonna, è un'operazione chirurgica a cuore aperto. Ma ansia. Bisturi. Non so se ho fatto in tempo a prenderlo. Ce la fai? Sentiamo il rumore? Ah, vai, ok. Oh Madonna, si sta trasformando! Ma che figata! Diventa grosso! E ora per 5 ore non può essere toccato. Adesso per 5 ore sentirai. Bello, bellissimo perché è anche sfoderabile. Top. Questo si può anche lavare da Dio. Che meraviglia. Questa sera si cucina insalatone, è tardissimo, sono le 9 e siamo distrutti, abbiamo tanto voglia di mangiare e andare a letto. Sto cucinando perché non abbiamo la piastra, quindi ho dovuto improvvisare, sto cucinando il pollo di Luna sottovuoto. Questo è il runner e fa la cottura sottovuoto, che non si dovrebbe fare così perché dovrei utilizzare un sacchetto apposta. Questo non è proprio indicato e non dovrei usare una molletta da bucato, ma questo ho. Quindi questa sera la principessa del quartiere mangerà il pollo sottovuoto. In assenza di un acquario, problem solving. Badala. Disagio. Beh, ti sei sistemata bene, Appena diventata. Prima quella grande, poi quella media. Lavati. Sei fiero di me, gatto? Sei fiero di me? Sì? Sì? Oh yes. Oh yes. Questa era una tua vecchia vaschetta, lo sai? Siamo arrivati alla conclusione di questo video e io sono felicissima di avervi portato con me in questi 2 giorni. La camera da letto è tipo la camera da letto dei miei sogni e tra parentesi il letto è di Emma Materasso e mi hanno lasciato anche un codice sconto per voi, Fashions Emma, e vi lascio il link qua sotto. Sono felicissima di aver vloggato questi giorni e sono gasatissima per vloggare tutti i prossimi.
Un po' perché questo fa un po' parte, no, della mia evoluzione, cioè io ho condiviso tutta la mia vita e evoluzione dalla triennale alla magistrale, Piacenza, i primi anni a Milano, e mi piace condividere la mia vita con voi, e quindi questo deve essere assolutamente vloggato e condiviso. E in realtà l'ho fatto anche un po' per i messaggi che mi piace trasmettere tramite i miei video. Questo video mi piacerebbe far trasparire un po' l'essenziale, il fatto che ci si può davvero arrangiare con pochissimo. Ci riempiamo di talmente tanti comfort che a volte ci scordiamo che in realtà basta veramente poco. E una cosa su cui sto riflettendo molto è quanto il mettersi fuori dalla propria area di comfort ci permette di crescere veramente, di evolverci, perché togliendoci quelle comodità il nostro cervello incomincia a elaborare dei modi per sopravvivere. Questo io lo noto tantissimo quando si viaggia. Quando viaggi e ti organizzi il viaggio, è bellissimo scoprire come funziona, scoprire cosa devi fare per raggiungere quel posto, magari in un mondo molto lontano da noi in cui non parli la lingua, e poi quando arrivi c'è la soddisfazione di essere arrivato, di avercela fatta. Non so se avete mai provato questa sensazione, ma fare le cose invece di farsele fare, avere la pappa pronta, è esaltante. E inoltre, più nello spirito di settembre, diciamo che se 6 mesi fa mi avessero detto che oggi mi sarei trovata qui in queste condizioni, avrei pensato a tutto lo sbattimento, il trasloco, la fatica. No, no, cioè probabilmente avrei detto di no. Però io oggi sono qui che dico sì, assolutamente sì, è stata la scelta migliore che potessimo fare, perché non stavamo bene. Tutto quello che ci ha portato qui oggi è stato un evolversi di occasioni che sono nate da un nostro disagio, cioè non stavamo bene nella vecchia casa, era troppo piccola per noi, ci sentivamo proprio repressi, e allora io e Jimmy abbiamo deciso di cambiare perché non stavamo bene. Quindi quel desiderio di voler star meglio alla fine ci ha portato qui, e penso che questo sia veramente l'insegnamento più bello che io mi posso portare a casa, per me, per voi, per il mio futuro. E in realtà noto che più seguo il mio istinto, più mi pongo meno domande e meno penso al futuro, meglio sto. Quando ho lanciato il mio canale YouTube 7 anni fa, non ho pensato a che contenuti dovevo fare, cosa avrebbe pensato la gente di me. Mi sono semplicemente buttata, l'ho fatto e è andata bene. E sono sicura che se mi fossi fermata a pensare, ripensare, a ponderare tutte le cose che potevano andare male, non l'avrei fatto. E quindi mi rendo veramente conto che molto spesso lasciamo che la nostra paura per il futuro, i nostri pensieri rivolti al futuro, ci blocchino di vivere nel presente. Quindi se posso darvi qualcosa da portarvi a casa per questo video di settembre è: pensate meno, ponderate, cioè fate le vostre scelte belle ponderate, però se lo sentite dentro fatelo, anche se il futuro è un po' incerto, non sapete come sarà, se lo sentite dentro fatelo, perché troppo spesso lasciamo che i nostri pensieri sul futuro ci pongano dei limiti per il nostro adesso. Basta. Io concluderei qui questo video. Fatemi sapere se anche voi adorate la stanza. Io l'adoro profondamente. I prossimi step sono sicuramente le tende e la zona fitness, perché voglio cambiare il muro bianco dietro, voglio mettere una carta da parati. E poi arriverà la cucina con calma, entro un paio di mesi, insomma ce n'è di cose da fare, ma noi siamo gasatissimi, non vediamo l'ora. Ed è veramente tutto stupendo. Noi ci vediamo nel prossimo video, preparatevi perché ho in serbo per voi delle cose spettacolari. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento.